Voilà ragazzi, io sono Carabres e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Allora ragazzi, oggi volevo farvi vedere un video abbastanza insolito. Allora, ieri giocando insieme al team JKR abbiamo incontrato un gruppo di hacker, cheater, utilizzatori di aimbot o comunque persone che imbrogliavano all'interno di Fortnite. Dunque, mi sono salvato il replay e sono andato a vedere effettivamente se fosse stato così. E allora, andiamo a scoprirlo insieme ragazzi. Ragazzi, questa è la mia visuale, la faccio partire. Facciamola partire a velocità normale. Via, ecco qua. Salto, avevo 100 di scudo comunque. Bom 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 bom, morto. What? Andiamo a vederlo al rallentatore un attimino. Poi vi faccio vedere. Questa è la parte iniziale, 70, anzi, mettiamo a 1, un attimo. 75. Mettiamolo a 50. Ecco qua. 1, 2. Morto instant, ragazzi, in aria con 100 di vita e 100 HP. Cioè, ragazzi, è stata una cosa impossibile. La persona di cui stiamo parlando è questa persona qui. I am false, Aspas, Silver K e Mantrigo in teoria dovrebbe essere. Vabbè, andremo a vedere I'm false, ragazzi. Allora, prendiamo la sua visuale. Adesso vi faccio capire perché sta utilizzando aimbot. L'aimbot praticamente, ragazzi, con un tasto, bam, vi punta in testa e vi comincia a sparare a raffica. Allora, chiudiamo qua. Allora, ragazzi, questa è la sua visuale. Sono stato ittato più volte da più persone, va bene? Fino a qua ci siamo, quindi ci può anche stare. Vi faccio vedere il replay, ecco qua. Infatti lui mi ha dato solo un hit. Va bene, nulla di che, sono morto. Quindi, in teoria, mi hanno ittato anche le altre persone. Ok, fino a qui nella norma. Ipotizziamo che è stato puro culo, comunque sono stati bravi loro, va bene. Adesso andiamo a quello che è successo prima che arrivassi io. Ok, arriviamo a quello che è successo prima. Si stavano fightando, va bene. Primo headshot. Questo è dietro la struttura, per questo secondo headshot. Ecco qua. Ecco qua adesso, ragazzi. Fate attenzione. Colpito. Ok, da qui. Da qui, ragazzi. Ora, in questo momento, utilizza Aim Lock. Praticamente col tasto va a puntare direttamente. Infatti, questo è il minimo della velocità. Vi faccio vedere. Troppo lento. A 25. Ecco qua. Boom. Aimlock utilizzato. Da qui, ragazzi. Boom. Headshot. Allora. Da qui, ragazzi, guardate attentamente. Movimento innaturale della mira. Da qui, ecco qua. Da qui a qui ci sono zero frame. Zero frame. Cioè, il movimento è talmente veloce. E si blocca là. Me lo faccio rivedere ancora più orientatore. Da qui. Ora. Mezzo se. Ecco qua. Questo qua. Aimlock utilizzato. Infatti va a puntare direttamente in testa. Andiamo poi qui. Alla seconda parte, ragazzi. Dove. Diciamo mi sembra Joker. Non so. Martex erano quasi salvati. Boom. L'avete visto il movimento com'è stato? Preciso. In testa, ragazzi. In testa. Da qui. A qui, boom. Cioè, non c'è il movimento fluido. C'è un movimento bam a scatto. Ok. E rimane aimlockato sulla skin. Rimane aimlockato sulla skin. Boom. Poi di nuovo. Da qui, boom. Boom. Questo è un pochino più lento il movimento. L'ha ucciso l'amico. Per questo non ha fatto in tempo ad arrivare. Comunque, ancora continua a puntare. Ancora continua a essere lockato. Ok, questa è la seconda motivazione. Terza motivazione, ragazzi. Sta utilizzando wall hack, cioè la possibilità di vedere attraverso i muri, e aimbot con aim lock. Terzo motivo, adesso vi faccio vedere, lo vediamo al rallentatore. Sta sparando a questa persona qui, ok? Se noi andiamo al rallentatore, osservate attentamente questa persona qua.
Il secondo, ok? Il secondo sta andando dietro la montagna, va bene? Quindi non sarà visibile il secondo, ok? Andiamo al rallentatore, lo vediamo ancora qui, quindi presumiamo sia ad esempio qui sotto la montagna. Ok, è scomparso dalla sua visuale, non lo vede più, sta puntando questo, sta puntando questo. Fate attenzione, ragazzi, eh? Puntando qui, ok, sta sparando ancora. Faccio proprio al rallentatore perché è una cosa assurda, raga. Da qui. Da qui. E punta direttamente all'altro. Utilizza il tasto aimlock, ragazzi. Aimlock. E punta là dove non c'è nessuno. C'è la montagna. Solo che lui lo sta vedendo. Perché? Perché col wallhack è riuscito a vedere anche dietro le montagne, dietro le strutture. Quindi lui già sapeva la posizione dell'altra persona. Ok. Attenzione, ha puntato e adesso spara, subito, instant. Qui, dove non ci sta nessuno, mentre lui sì che lo vede. Stessa cosa qua, quindi lui ha come ha premuto aimlock, il tastino per andare a puntare direttamente sull'altra persona. Che succede? Che gli ha puntato anche attraverso la montagna e qui si è fottuto da solo, raga. Qui non mi potete dire nulla qua, qua era aimbot certo, 100% aimbot. Allora ragazzi, ve lo faccio vedere adesso a velocità normale, così vi rendete conto anche voi. Ci sta la persona dietro. Subito, boom! Che senso aveva sparare a quello? Dietro la montagna, tra virgolette. Preciso. Quindi questa, ragazzi, è la terza motivazione. Quindi, wallhack, aimbot. Facciamo attenzione all'ultima motivazione. Ecco qui, ragazzi, la quarta motivazione per la quale io, diciamo, mi si è insospettito. Vabbè, già le tre bastano, ma questa è l'ultima, ragazzi, ancora più impossibile da effettuare. Dunque, guardate la posizione. Ecco qua. Guardate con che velocità. Va a puntare in headshot da qui. Headshot perfetto. Da questa posizione a qui. Boom. Ragazzi, questo qua è un altro aimlock. Identica, stessa cosa. Da qui, ragazzi, ve lo faccio vedere a velocità normale. Faccio vedere a 100, ragazzi. Guardate. Ecco qui. Boom. Headshot perfetto, ragazzi. Headshot perfetto. Non è possibile che faccia tutto sto danno da qui a qui e in questa velocità. Vabbè, questo qua, diciamo, tra virgolette, ci può anche stare. Ma i primi tre, ragazzi, assolutamente no. Da una persona che è rincoglionita, ragazzi. Rincoglionita. Cioè, vi faccio vedere. Cioè, rincoglionita al massimo. Vabbè. Qui si conclude, ragazzi, tra virgolette, questo piccolo video di, diciamo, di ricerca al cheater. Così si chiama. Nemmeno è corretto dire hacker, ragazzi, un cheater. Quindi, ragazzi, come vedete queste persone, reportatele perché altrimenti arriverà la fine di Fortnite, come è successo su Combat Arms, come è successo su War, tutti quegli FPS che hanno incontrato una marea tale di cheater, sono usciti tanti hack, cheat, stronzate varie che il gioco è diventato una merda. Quindi ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, spolliciate, se avrete qualcosa da dire, scrivetelo nei commenti, io sarò qui a rispondervi. Ciao e alla prossima.